Allora, reputo che il Ducati sia uno, come tutte le attività che portano a far conoscere la nostra città, un evento del tutto positivo. Positivo perché comunque c'è un contatto diretto tra il centro storico e le famiglie. È un momento che dà spazio soprattutto ai ragazzi, è un momento della città che offre uno spazio ai ragazzi più giovani chiaramente, facendogli ricordare quello che i nostri nonni usavano fare ogni giorno. Cosa c'è di più bello che fare scianco e passare delle ore sotto magari una bella giornata, la calura dell'estate, in Corte Mercato Vecchio, ma a fine della giornata bersi un bicchiere di vino ed essere veramente felici con niente. Il parco giochi non è più il parco giochi di quartiere, il parco giochi diventa tutta la città. Diventa tutta la città con tutte le varie piazze e piazzette che magari certe volte anche certi veronesi non conoscono neanche. Avevo sottovalutato la potenzialità di quante persone potevano invadere Verona. Allora ho addirittura lasciato anche a casa un paio di camerieri pensando che quel giorno lavorassimo relativamente. È stata una giornata in cui, oltre ad aver riempito tutto il plateatico, si sono anche accomodate molte persone anche all'interno del locale. Ho fatto quasi una mezza lacrima di tensione che si è scaricata, ma ho veramente stato uno dei servizi più difficili, proprio perché ho un numero ridotto che ho fatto e con un maggior numero di persone fuori all'aria aperta durante un pranzo. Chi organizza il toccatino, non solo chi organizza, ma anche le delegazioni che erano ospitanti, diciamo la parte, chiamiamola dirigenziale, chi ha organizzato la struttura del Tocati si è appoggiata a noi per le cene appunto di lavoro, perché erano anche cene di lavoro, cene di rappresentanza. Perciò abbiamo vissuto, diciamo, anche con un buon contatto diretto. Sono persone che vivono veramente la città di Verona, quella vera. Lavorano e vivono nel sottobosco veronese, ma è un sottobosco che è pullula di grande fermento. Ho visto in particolare con i due organizzatori, tra gli organizzatori che sono appunto due bravissimi artigiani del cuoio, infatti mi ricordo, cioè, il girasole, sono eccezionali, penso che sia uno degli ultimi baluardi di veri artigiani che lavorano il pellame, che lavorano il cuoio. E perciò già loro sono autentiche come persone e non possono che rendere autentico un'attività come quella appunto del Tocati.